Nei giorni scorsi sono andato a visitare il Museo del Novecento a Milano. Perché è importante visitare un museo? Beh, ci si trovano dentro delle opere, a volte grandi, immense. Il Museo del Novecento accoglie tante opere, alcune grandi, immense. Per chi voglia andare a visitarlo, gli indicherò la serie delle sculture di Arturo Martini. La sete, in particolare, è una statua in pietra e mostra una madre inginocchiata mentre beve e che regge con la mano un bimbo. Un'opera immensa. Quindi andare in un museo per scoprire nella serie di opere, grandi opere. Ma c'è qualcosa di più. Visitando un museo si ha una esperienza intellettuale e morale che va al di là della contemplazione, dell'osservazione, dello studio di singole grandi opere. Ed è l'esperienza della liberazione. Osservando una dopo l'altra queste opere di questi artisti, a un certo punto diventa chiaro che ciò che ci commuove, oltre la bellezza di certe opere, il processo di liberazione che hanno messo in atto questi uomini detti artisti. Perché un artista vero ogni giorno si libera, dipingendo o scolpendo in questo caso, ci si libera delle abitudini, delle convenzioni, di se stessi, dell'ansia del successo, dell'affermazione, e si costruisce. E costruendo si raggiunge una condizione di vuoto subito riempito, ci si allontana da tutti, dalla riva, ci si trova in alto mare e in alto mare si vede una nuova riva, una nuova terra. Questa esperienza della liberazione che ci regalano i grandi artisti va al di là delle grandi opere che di tanto in tanto riescono a realizzare e le comprendono.